Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. La vita di Dio, il famoso Zoè, cioè la vita che è secondo Dio, che è la vita stessa di Dio. Dunque, chi crede, chi accoglie questo dono, accogliendo questo dono riceva una vita che è praticamente un modo di essere, un modo di esistere, che la persona umana possa esistere allo stesso modo come esiste Dio. Che riceve la sua vita, riceve un modo, un tropos in greco, un modo, una modalità di esistere. Ora, chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserva per questa vita eterna. E quando dice Giovanni il verbo odiare, è proprio il verbo odiare, non è che è un modo ebraico da dire, è proprio. Dice proprio odiare, cioè rifiutare, ignorare, ripudiare, non badare, ignorare. Allora vuol dire che c'è nell'uomo una voglia, una vita, un modo di essere, che Giovanni chiama psiche, un modo di essere, di una voglia forte di sopravvivere, di realizzarsi, di affermarsi, di esserci, di salvarci ad ogni costo, cioè di salvare se stessi. Una vita che percepisce se stesso, il soggetto, l'uomo percepisce se stesso come qualcosa di così prezioso e così isolato e così unico che è pronto a tutto per rimanere, per realizzare questo se stesso. E questo è proprio il gioco che il tentatore ha giocato nel terzo capitolo della Genesi. Diventerete, diventerete. Cioè c'è un sogno di realizzare qualcosa di se stesso con una tale affermazione che non può considerare nessuno, tanto che questo diventerete e diventerete bypassando Dio, ignorando Dio. Anzi, Dio è un limite. Bisogna passare questa relazione con Dio e vivere l'unica relazione che è io con me stesso, con se stesso. E questo diventerete viene legato a una esigenza che si comincia a far sentire, che è della nostra umanità, che è della nostra natura, cioè mangiare. E di per sé è una cosa molto stupida se uno ci pensa un attimo, che uno diventerà come Dio mangiando. E certo, perché? È perché bisogna avere gusti raffinati, non si mangia qualsiasi cosa. Le cose che si devono mangiare per diventare come Dio devono essere il bello, il buono e il vero. Deve avere qualcosa di divino. Perché se mangio qualcosa che è di Dio, che appartiene a Lui, allora sì che diventerò divino. Vi ricordate, no? L'albero era bello per gli occhi, buono per il sapore, e dava la sapienza, cioè la conoscenza, era il vero, e per di più era un solo albero. E allora sì che nasce la battaglia affinché qualcuno non mangia prima di me. Perché? Perché poi non diventerò. E allora nasce con peccato, con questo tentatore, qualcosa di fuorviante per la verità dell'uomo. Diventare come Dio. Ma quale Dio? Quale Dio?
proprio quello che il tentatore sta proiettando e insinuando nel cuore dell'uomo, cioè un Dio proprietario, geloso persino delle cose, degli alberi, delle cose, geloso, figuriamoci, geloso per se stesso, se già è geloso delle sue creature. E allora è interessante, se questa è l'immagine che l'uomo ha accettato, allora quale Dio voglio diventare? Questo. Prima si sfoca l'immagine di Dio e poi l'uomo può diventare come questo Dio e desiderare di essere come questo Dio, cioè un proprietario che ha le sue cose, che le possiede, ecco il mangiare, allora questo mi dà la forza, è un io ingrassato, è un io che ingrassa di che cosa? Da ciò che possiede, come Dio. Dio onnipotente perché mangia tutti questi sacrifici, tutte le cose che ha. Dio onnipotente perché ha tante cose. E allora nasce una domanda che è veramente stupida. Come è possibile che l'uomo fa una cosa di genere? Che prima non ha nessuna certezza che questo è Dio e vuole diventare come questo Dio. Veramente, come dice Bulgakov, è una questione di inganno intellettuale. Io diventerò dunque un Dio così. E allora questo Dio così, guarda che interessante, perché nella tentazione di Cristo che viene descritta da Luca, viene detto così, che il diavolo, che lo sta tentando, a un certo momento gli dice: tutta la potenza e tutta la gloria di questi regni di questo mondo sono nelle mie mani. È interessante. Il potere, la gloria, la potenza, secondo logica di questo mondo, sono nelle mani del diavolo. Allora, e infatti non è possibile diversamente se no che il diavolo suggerisce all'uomo un Dio onnipotente che tiene tutto, no? Con tutta, come abbiamo visto ieri, no? Con tutto ciò che è la gloria e il potere di questo mondo. Solo dal diavolo può venire una immagine di Dio così, altrimenti è impossibile. Ma è così assurdo questo gioco del principe delle tenebre che l'uomo riesce a usare anche le cose di Dio, che Dio ci dona, contro Dio, per usurpare Dio, per mettere me sul posto di Dio, per almeno avere qualcosa di divino. Allora, non solo che si abusa del creato per sentirsi creatore, ma nella Bibbia viene alla luce una cosa molto più raffinata. Noi abbiamo una legge e secondo questa legge costui deve morire. Ma questa legge da chi è stata data? Da Dio per Mosè al popolo. Per che cosa? Per la vita. Questa legge è stata data per la vita. Ma il principe delle tenebre, con la mentalità del peccato che fa leva sull'uomo, crea anche l'uomo religioso cosiddetto, l'uomo che vuole conquistare Dio con la bravura, con le proprie opere, con devozioni, conquistare Dio. E allora quest'uomo qui, anche il dono che gli viene dato della legge, non lo capisce. Non lo può capire, lo capisce in modo sbagliato e alla fine arriva proprio un'assurdità. Una cosa donata da Dio all'uomo diventa strumento di condanna su Dio. Dio viene condannato con ciò che lui ha dato. Lui ci ha dato questa legge e per questa legge deve morire. Allora vedi dove arriva questa logica che io diventerò
Finalmente adesso io tengo in scacco pure Dio. Cristo viene rifiutato veramente perché presenta nella sua persona di figlio di Dio e nella sua umanità assunta, presenta un uomo non secondo questo Dio, ma lo presenta veramente secondo la legge, è compiuta in lui, ma non secondo interpretazione dell'uomo. Non presenta un uomo secondo questo Dio che l'uomo si è creato dopo il peccato, ma presenta un uomo secondo Dio Padre. Vedete che c'è una bella differenza tra Dio e Dio Padre, perché di fronte a Dio sta un uomo, di fronte al Padre, Dio Padre, sta un figlio. E Cristo presenta nella sua umanità un uomo che ti viene da dire una parola veramente brutta in italiano, che fa schifo. Tanto che viene detto in Vangelo che giravano volto dall'altra parte. Invece noi tutti sogniamo di diventare. Adesso viene un romano e dice, ecco, questo è uomo. Ma questo? Ma è meglio suicidarsi di essere così. Cioè proprio contraddizione più pesante che si può immaginare. Noi tutti speriamo e sogniamo come diventeremo secondo questa immagine di Dio potente, proprietario, che possiede di gloria di questo mondo, tutti sdraiati davanti a Lui perché è talmente immenso. E Lui presenta uomo esattamente opposto, ma secondo la gloria di Dio Padre. E viene rifiutato seccamente. Uomo così? No, grazie. Così no. Così non si può. E voi sapete che nella crocifissione viene proprio la glorificazione reciproca tra il padre e il figlio. Si glorificano. Che vuol dire in Giovanni glorificare questo? Non sostantivo ma verbo. Vivere in modo tale che i miei gesti, le mie parole, il mio modo di essere fa emergere tutto il peso, tutta la verità dell'altro, che tutti lo possono vedere e constatare. Allora padre è così il figlio è così il padre. È una manifestazione di un amore folle tra padre e figlio. E finalmente l'uomo in Cristo Gesù riesce a disprezzare, ignorare e odiare psiche, questa vita che vuole affermare se stesso. Ecco chi non odia. Finalmente in Cristo Gesù l'uomo riesce a odiare, rifiutare questa voglia di affermare se stesso, ma di diventare il dono, di vivere secondo Dio. E come dice Bulgakov, in cielo, nel regno del Padre, tra figlio e padre, questa comunione è una festa. È lo Spirito Santo che è l'aspetto festoso dell'amore di Dio. È una beatitudine che noi non possiamo neanche immaginare, neanche alla fine dei tempi. Ma nella storia, a causa del principe delle tenebre, noi non vediamo questo. E già ieri ho menzionato Luca, l'unico evangelista che prima della morte di Cristo dice che si è squarciato il velo del Tempio. Che cosa era dietro il velo? Santuario. E allora finalmente vediamo dentro la dimora di Dio, dentro la dimora di Dio Padre. Ma non vediamo bene perché Evangelista dice si fece buio su tutta la terra. E questa è l'ora delle tenebre che ci ostacola di vedere in questa notte la meraviglia, lo splendore e la gloria di Dio Padre e del Figlio nella crocifissione del Figlio. Ma questa oscurità, il principe delle tenebre è vinto, è buttato fuori, ma è riuscito ancora
a fare scuro affinché a noi la crocifissione appare crudele, affinché a noi il dono nostro di noi stessi appare la perdita, la morte, un martirio terrificante, pieno di sangue, di orrore e di terrore. Non riusciamo a contemplare la luce del santuario. Vediamo il dono di sé e la realizzazione dell'amore come qualcosa di terribile per l'uomo. Tanto che poi riesce a far leva su che cosa? Su quella falsa immagine di Dio, di gloria, di onore, di potere, e anche che io diventi così. E infatti nell'Apocalisse viene la bestia che seduce l'uomo con una pubblicità che convince l'uomo che si realizzerà in questo modo. Mentre la crocifissione è, secondo Luca, è proprio questo spettacolo, come lo chiama, perché si pari o si apre e noi possiamo vedere il santuario. Ma in Giovanni c'è un dettaglio ancora più prezioso forse di Luca, che anche in Giovanni si apre qualcosa. Giovanni spiega e svela che Cristo è portato al compimento tutto, ha portato al compimento, tutto è compiuto. Ha portato al compimento l'umanità filiale, non c'è più un atomo di umanità in lui che si ribella al dono di sé. Tutto è diventato dono, tutto è compiuto. E allora arrivano e li trafiggono il costato. Anche qui si squarcia un velo, ma come dice lettera agli Ebrei capitolo 10, questo velo è la sua carne. È squarciato l'umanità, e l'umanità che diventa il dono di sé, vissuta secondo quella vita Zoè, secondo la vita di Dio, che fa vedere il mondo il santuario vero, chi è Dio. È il corpo di Cristo, è l'umanità di Cristo vissuta in questo modo che svela l'uomo e versa fuori ciò che Dio è, sangue e acqua. E noi diventiamo consanguini per la vita che riceviamo. E allora l'ultima parola di Giovanni ha consegnato respiro affinché noi cominciamo a vivere da questa sua vita. Tu sai che l'aneddoto, cioè la come si chiama in ebraico, Midrash, come si chiama questo commento, no? Quando Mosè stava per morire e non vedeva la terra promessa, dice: ma signora, ma c'ho un desiderio, c'ho ancora, furbo Mosè, una domanda, cioè signore, questa mi esaudisci e poi mi fai morire subito. Quale? Mi dai un bacio sulla bocca. Dice Dio: come mai? E tu baciami. Perché? Perché in quel momento è passato il soffio, il respiro, e Mosè non moriva più, perché ha la vita di Dio. E questa è la consegna del respiro di Cristo, affinché noi lo prendiamo e cominciamo a vivere da questo tempio che è il suo corpo, che è aperto e che l'accesso è libero. E noi che siamo nel mondo per far vedere questa immagine di Dio e non quella suggerita dalla tentazione o dalla bestia dell'Apocalisse, ma del dono di Gesù Cristo.